Non si è fatta attendere la risposta di Fausto Orsomarso, assessore regionale alle attività produttive, ai lavoratori del Corap, circa 90, che da mesi sono in stato di agitazione perché senza stipendio da tempo. Ieri i dipendenti della serie di Crotone hanno protestato salendo sul tetto della struttura. A loro, che avevano chiesto l'intervento della regione, Orsomarso ha così risposto. I dipendenti CORAP parlano di eh, sette mesi, ma cinque mesi riguardano il 2019. Non, eh, il CORAP ha un buco di circa 50 milioni di euro che non abbiamo sicuramente procurato noi. La liquidazione coatta amministrativa è uno strumento che ci teneva in equilibrio e ovvio che quella norma eh, non c'è più. Noi eh, con il nuovo commissario io spero di approvare lo statuto in uh, giunta giovedì eh, spero di approvare un piano industriale che è stato fatto, per cui insomma approvato il statuto, verificati i bilanci perché se il Corap non ha i bilanci adeguati c'è soltanto una via eh, portare i libri in tribunale noi stiamo lavorando per non portare i libri in tribunale